Ciao a tutti, oggi nuova ricetta e vi facciamo vedere finalmente come abbiamo preparato il pesto agli spinaci, quel pesto verde meraviglioso e buonissimo che avete visto su Instagram e su Facebook e che vi era piaciuto davvero tantissimo. Quindi bando alle ciance, io vi faccio subito vedere la ricetta. Iniziamo dai nostri spinaci, io vi consiglio di utilizzare quelli freschi che poi adesso sono anche di stagione e li andiamo a lavare bene, mi raccomando lavateli benissimo perché hanno sempre un po' di terra all'interno, quindi spendeteci 2 minuti di più. Li andiamo quindi a sbollentare, noi già li abbiamo dentro la pentola, dovranno sbollentare davvero pochissimo, 5 minuti sono più che sufficienti. Dopo averli cotti li andiamo a strizzare, ma non completamente perché un pochino di acquetta di cottura ci sarà utile. Quindi mettiamo tutto quanto dentro a un barattolo, noi utilizziamo il barattolo perché non ho trovato in questo momento il bicchiere del frullatore ad immersione. E li mettiamo tutti quanti dentro. Aggiungiamo un pochino di mandorle che io ho precedentemente pelato, un pochino di capperi, sono facoltativi, magari potete sostituirli con delle olive. Aggiungiamo anche i carciofini sott'olio che ho scolato un pochino e danno davvero un sapore ottimo. E completiamo con le nostre solite erbe aromatiche e un pochino di sale. Io aggiungo anche un cucchiaio di olio, ma non è necessario, quindi se volete lasciare il pesto un po' più light potete comunque ometterlo dato che ci sono i carciofini e anche le mandorle. E possiamo frullare con il nostro frullatore ad immersione. Quindi frulliamo e vedrete che in pochissimi secondi otterrete un pesto bello liscio, cremoso e davvero fantastico. Lo possiamo mettere in un barattolino, in questo modo se ci avanza un pochino, ma è molto difficile, possiamo anche conservarlo facilmente in frigorifero e noi lo andiamo a servire in questo caso con dei crostini. Se volete appunto servirlo in questo modo potete lasciarlo di questa consistenza che come vedete è cremosa ma al tempo stesso anche abbastanza compatta. Se invece volete farci una pasta, e io ve lo consiglio di provarlo con la pasta perché è ottimo, potete aggiungere un altro pochino di acqua in modo da renderlo più liscio, più cremoso. In questo modo sarà più facile amalgamarlo poi appunto alla pasta che scegliete. Quindi aggiungete un pochino di acqua di cottura o quella degli spinaci o quella della pasta stessa. Guardate che bello, è velocissimo, è una di quelle ricette proprio furbe perché è anche molto nutriente, quindi come avete visto all'interno ci sono le mandorle, ci sono tante verdure, è davvero un pesto ottimo sia dal punto di vista nutrizionale che per quanto riguarda il gusto. Immancabile la foto da caricare su Instagram e anche su Facebook. A questo proposito vi ricordo che se non ci seguite ancora sui social vi lasciamo i link nella descrizione. E noi nella ricetta abbiamo messo i capperi, se vi piacciono ve lo consiglio, a me ad esempio non piacciono, però accanto a me sono contornata di gente che ama i capperi, quindi l'ho dovuto mettere per forza, però potete comunque cambiare qualche ingrediente come al solito e mettere quelli che vi piacciono di più. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace, condividete il video, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!